Appena qualche mese fa la gente usciva sui balconi ad applaudirli. Medici e infermieri anche in Italia erano considerati degli eroi. Qualche mese dopo la gente sembra essersi dimenticata di loro. È subentrata l'abitudine al Covid e il personale medico è rimasto solo con i suoi problemi, come la dottoressa Teti, specialista in malattie infettive, turni massacranti e l'impressione che la popolazione stia abbassando la guardia. Un paziente dice: avrei mai immaginato che si sarebbe ritrovato con il Covid? Meglio una prevenzione che una cura faticosa. Quindi invito tutti a rispettare le prescrizioni. La dottoressa Teti, come molti altri dottori, sente che si sta arrivando a saturazione e non solo di posti letto. Allora, è tutto molto pesante per noi, perché l'inverno è lungo e quindi pensare di rivivere marzo-aprile, poi che diventa settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, abbiamo capito che abbiamo bisogno di una mano. Il Covid ha anche dei risvolti terribili nella vita privata dei medici, continua la dottoressa Teti. A marzo-aprile io fondamentalmente entravo in casa, mi spogliavo sulla porta, quindi i miei vestiti e le scarpe all'ingresso, andavo a fare la doccia e in casa stavo tutto il tempo con la mascherina, pranzavamo distanziati e ahimè dormivamo separati, lui sul divano e io nel letto, in camera da letto, e non ci baciavamo. Intanto in piena seconda ondata già si parla di una terza in febbraio, con il personale medico che chiede solo di poter svolgere degnamente il proprio lavoro, con meno retorica ma con più mezzi.